Santa Messa, con conferimento del possesso canonico della parrocchia di Santa Maria Consolatrice di Ercolano al parroco Don Domenico Panariello. La celebrazione eucaristica, sabato pomeriggio, è stata presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli. Prima della Santa Messa, nel cortile della chiesa, il Cardinale ha piantato un seme, simbolo di speranza e di pace, ribadendo ai giovani presenti che grazie al loro amore nascerà la pianta con i frutti. Questo alberello, che in effetti è un segnalibro. È un segnalibro che dentro ha dei semi, e da questo segnalibro uscirà un albero che sarà l'albero del nostro oratorio estivo. E lo piantiamo e lo vediamo, poi insomma. Ma poi questo albero crescerà. Crescerà, no? E dovrà dare frutti, speriamo, con la grazia di Dio. Questo dipende da voi, dipende da noi se l'albero porta frutto, E dalla grazia di Dio. Ti venga a breve. Fra un mese, se non vedo un albero nel frutto, dirò che la colpa è vostra. Poi ha avuto inizio la celebrazione eucaristica alla presenza dei familiari, di sacerdoti e della nuova comunità ecclesiale. Già vice parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco per diversi anni, è poi arrivato a guidare la chiesa Santa Maria Consolatrice, mettendo in campo molteplici attività soprattutto per i giovani e avvicinando la comunità alla parrocchia. Momento solenne la lettura della bolla di nomina da parte di padre Luigi Ortaglio, cancelliere arcivescovile, che gli ha dato l'investitura come parroco per 9 anni. Visti i canoni del codice di diritto canonico, nominiamo te, Don Domenico Panariello, parroco della parrocchia di Santa Maria Consolatrice, con tutti i diritti e doveri annessi al tuo ufficio per il tempo di 9 anni, a decorrere dalla data posta in calce a questo decreto, trascorsi i quali continuerai nel tuo ufficio ad Notum Episcopi. La cura delle anime di questa comunità parrocchiale a te affidata sia animata da spirito missionario e possa tu attuare diligentemente il piano pastorale diocesano in comunione col Vescovo e con il Presbiterio. Considerata la sana dottrina, l'onestà dei costumi e lo zelo per i fedeli da te dimostrati, siamo fiduciosi che sarai il buon pastore del gregge del Signore e che ti adopererai con prontezza e costanza per la salvezza dei fedeli a te affidati, in modo che quando apparirai il pastore supremo tu possa ricevere la corona della gloria incorruttibile. Mentre incaricchiamo la Reverendissima Cancelleria Arcivescovile di dare esecuzione a questo nostro decreto, garantendo che tu emetta la professione di fede e i giuramenti prescritti, in fede ti consegniamo la presente bolla, firmata di nostra mano e munita del nostro sigillo. Napoli, dalla sede arcivescovile, a D 4 luglio 2020. Crescenzio, Cardinale Sepe, Arcivescovo Metropolita, Padre Luigi Ortaglio, Cancelliere Arcivescovile. Ho creduto nel sogno della carità. Oggi mi sento responsabilmente padre e pastore di questa comunità. Molto sentito il discorso di ringraziamento di Don Nico, visibilmente commosso ed emozionato, con una dedica speciale alla famiglia. Carissimi fratelli e sorelle, carissimo padre Raffaele Galdiero e carissimi amici
della comunità Santa Maria Consolatrice, che vengo a servire ad amare nel nome del Signore. Pace a voi tutti. Permettetemi all'inizio del mio ministero come parroco in mezzo a voi di elevare il mio grazie al Signore, anche nella difficoltà. Bisogna sempre dire grazie. Egli che mi scelse e che mi volle come suo ministro, guidi, accompagni e sostenga l'opera che oggi ha inizio, nel lungo solco della tradizione che si alimenta del buono del passato e nella continuità del presente per aprirsi al futuro, attenta ai segni dei tempi e al cambiamento che sempre ci chiede scelte coraggiose. A te, carissimo Padre Crescenzio, va il mio grazie, soprattutto per la stima e per l'affetto che mi hai sempre dimostrato. Quando il 1 agosto del 2012 entravo come vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Croce, coadiuvando di fatto il ministero del parroco Don Giosuè, iniziava il mio apprendistato nella bottega di quell'antica e nobile comunità che nel tempo ha saputo farsi grembo di innumerevoli vocazioni sacerdotali. La più santa, quella di Vincenzo Romano, illustre cittadino di Torre del Greco, come ebbe a definirlo San Giovanni Paolo II. In questi anni ho creduto in un sogno, quello della carità, e al di là di ogni logica umana, io solo sa il sacrificio e le rinunce fatte, per l'obbedienza e per amore alla Chiesa, sapendo che come Gesù ha imparato l'obbedienza dalle cose patite, anche io ero chiamato, nonostante tutto, al martirio dell'amore, guardando insieme ai fratelli a Cristo crocifisso, nascondendomi nelle sue piaghe, infuocandomi nel suo sangue. Certo che la sua bontà avrebbe portato a compimento l'opera che aveva iniziato nella mia vita. Grazie, perché so di essere stato fortunato, abbracciato e baciato dalla Divina Provvidenza, forse più di tanti altri, anche se non ho alcun merito. Perché in questi anni trascorsi sono cresciuto nel confronto, nello scontro, con chi ha condiviso con me gioie e dolori, ansie, attese, speranze e delusioni. Ho maturato scelte più consapevoli e per certi versi ho affinato, e San Raffaello ci ha messo la sua mano, ho affinato quei lati che caratterizzano la mia personalità, a volte decisa e caparbia. Sicuramente la lunga esperienza fatta sarà tesoro prezioso per il dono che la Chiesa fa attraverso la mia povera persona a questa comunità di Santa Maria Consolatrice. Si dice ed è vero, avendone fatto già esperienza, che ho lungo apprendistato e per quelle realtà importanti, nobili per tradizione e antiche nell'identità. Così vi vedo, così vi vedo, vi sento, amici e fratelli di Santa Maria Consolatrice, e grazie anche all'opera di Padre Raffaele. Importanti, nobili per tradizione e antichi nell'identità, quella di chi si riscopre ogni giorno figlio di Dio, configurato a Cristo e che sempre chiede la grazia dello Spirito per poter testimoniare la gioia del Vangelo. Mi sento onorato di fare parte di questa famiglia e di poterne essere padre e pastore. La nostra parrocchia diventi anzitutto casa, in cui ogni uomo e ogni donna di buona volontà si senta accolto, valorizzato, perdonato. Ritrovandoci prima innanzi, attorno all'altare della parola dell'Eucaristia, lasciamoci guidare, pastore e gregge, da Gesù, il bel pastore che si rende sempre visibile attraverso l'opera della Chiesa. Rendiamo visibile questo amore attraverso l'impegno e la perseveranza che dovranno caratterizzare e me e ciascuno di voi. I nostri rapporti siano basati sulla schiettezza e sulla trasparenza, rifuggendo di fatto qualsiasi tipo di compromesso, qualunque forma o nome assuma, peggio se dovesse mascherarsi di sterile adorazione e celebrazione della persona fine allo sciatto servilismo, esso sarebbe sempre contrario al Vangelo, pericolo insidioso che rischia di spegnere l'entusiasmo e arrestare la sequela a Cristo. Sui vostri volti, fratelli e sorelle di Santa Maria, soprattutto sui volti dei più giovani, avrò sempre piacere di vedere un sorriso, anche nelle difficoltà che insieme, come oggi, cercheremo di superare. Sotto la guida di Cristo e dei suoi pastori potremo camminare spediti verso nuove mete, nuovi traguardi, rifuggendo fazioni, divisioni e tutto ciò che è contrario alla nostra identità e alla nostra storia.
So di essere giovane nell'età, ma vorrei che tutti sapesse già che mi sento padre di tutti, nessuno escluso. E ribadisco, come ho fatto prima, a uno vi voglio bene. A voi sin da ora dal mio pensiero, la mia preghiera e il mio grazie. A voi che ho voluto bene sin da subito, nella speranza di trovare un posto nel cuore di ciascuno, nelle famiglie, degli anziani, degli ammalati, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, perché è con voi che voglio costruire relazioni autentiche e per voi cercherò di spendermi senza riserve per guadagnarmi a Cristo e alla sua Chiesa. Come l'obbedienza, così la croce diventa tappa necessaria del nostro incontro con il Signore. Ho imparato in questi anni che senza le prove e le difficoltà non si può comprendere fino in fondo il grande amore. Senza la croce non si può pensare il vero amore, senza la prova del Venerdì Santo non si può sperimentare la gioia della risurrezione. Ritengo però doveroso spendere un particolare grazie per chi mi ha insegnato ad essere prete e forse inconsapevolmente mi ha insegnato a farmi pace. Caro papà, sei una tavola imbandita di buone virtù, umile, onesto e leale. Sei mite, sei un paciere, sei sempre presente, sei equilibrato, sei fedele, sei gentile, sei disponibile nell'aiuto, sei prossimo a tutti, sei manchevole con nessuno, sei silenzioso, sì, ma sei maestro e testimone dell'agire quotidiano. Avresti potuto fare il prete, ironia della sorte, hai avuto un figlio prete, ma penso che più un gioco della provvidenza. Ma so per certo che sei un santo papà. Ti ringrazio perché ho preso coscienza che ogni giorno attingo alla tua saggezza per svolgere il delicato compito di pastore che mi è stato affidato e che mi mette alla prova nell'esercizio della mia paternità. Se so essere padre è perché tu sei un buon padre. Su di te, su mamma, sul vescovo Crescenzio, sui confratelli sacerdoti, su questa comunità e su tutti, invoco la grazia del Signore, l'aiuto costante di Maria Consolatrice. Per sua intercessione si rinnovi il miracolo della Pentecoste. La nostra vita sia luce che rischiara, lampada che arde, voce che proclama, profezia di vita eterna. Ci illumini la lugiada dello Spirito perché risplenda la nostra lampada di opere buone e brilli nella notte di questo mondo. Soffi impetuoso come vento d'Oriente, gonfi le vele della nostra vita e ci conduca alla luce dell'eterno splendore. Anche se oggi è dato un po' storta, così sia e sia per sempre. A seguire l'omelia e il rituale con il cardinale. Ecco anche allora il senso di questa cerimonia così particolare, che segna, diciamo, in qualche maniera un po' la storia di questa comunità parrocchiale, segna la storia anche di Don Nico, che per la prima volta si sente chiamato a questa responsabilità parrocchiale, come se cucinito la signora da vacca. E quindi fino adesso, diciamo, Giosuè che lo guidava, lo seguiva, lo faceva, adesso è responsabilità di me tua, di quanto padre, ed è un impegno che il Signore ti ha dato. E l'hai saputo descrivere in quello che hai detto all'inizio, hai potuto manifestare quello che è la responsabilità proprio di un sacerdote, di un parroco, che assume questo ruolo non per essere il capo, non per essere il capo, per mettersi al servizio dei fratelli o delle sorelle e all'imitazione di Cristo a dare la vita, donare se stesso per gli altri. Questo è il sacerdote, questo è Cristo, questa è la Chiesa. E poi ci sono, diciamo, i genitori che ho conosciuto prima, per la lode di un figlio verso il papà, verso la mamma, bravi, ma non è finita qui, non è che voi devo dare una richiama. Allora, dovete continuare.
padre assorbire, aiutarlo, così come tutti voi. Che la parrocchia non è solo per me, la parrocchia si tutti qua. Tutti. E ognuno è obbligato, non per chissà che cosa, perché io poi voglio in parrocchia, voglio fare da maestro, voglio fare. Tu devi fare quello che sei chiamato da Cristo a fare. Allora ci sta a scuola da donne, ci stanno i giovani, ci sono tante organizzazioni, ma io vedo. E ognuno fa la sua parte per la costruzione di questo corpo ecclesiale della comunità parrocchiale, a sua volta inserito in questo corpo più grande che la comunità diocesana, a sua volta inserito in questo corpo più grande che la Chiesa, che la Chiesa universale. Allora voi tutti della parrocchia, pregate per Domenico, pregate per voi, aiutatevi a vicenda, vogliatevi bene e fate crescere questa porzione del popolo di Dio che è qui, perché diventiate anche un faro, un punto di riferimento per gli altri, ecco, guardando voi, come voi fate bene, glorificano il Padre che è nel cielo. E allora su tutti la benedizione di Dio, tutte le famiglie, tutti voi, a iniziare da Domenico, alla sua famiglia, la benedizione di Dio che è fonte sempre attraverso la sua madre, la sua madre, la parte della mamma del soccorso. Allora, se non consoli Luca, stanno ingoiando, e allora con la consolazione che significa maternità, bontà, vicinanza di questa nostra mamma, ecco noi andiamo avanti con fiducia, sicuri che il Signore certamente ci assisterà. E allora non va più male. Domenico, figlio carissimo, davanti a questo popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento della tua ordinazione sacerdotale. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi, del servizio del popolo di Dio e sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà il mistero di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, all'ode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per questo popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera, come ci ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo sommo sacerdote che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Amen. Oggi è un giorno importante per Domenico Panariello, per tutti Donnico, il nostro Donnico, l'emozione di una mamma. L'emozione di una mamma è come quando è fatto sacerdote, è forte, è una cosa che non si può descrivere, la senti dentro,
mio figlio qualsiasi cosa fa, mi ha sempre emozionata. E questa è una giornata speciale perché lui l'ha preparato con tanto amore. È molto emozionata. Sì, sì. No, sono molto emozionata. Se lo merita Don Nico dopo tanto percorso, un percorso molto lungo. Sì, il percorso è stato effettivamente molto lungo, questa è una giornata che lui attendeva da parecchio tempo. E cosa dire, siamo emozionati, sì, io che la mamma, perché per noi Nico è, oltre ad essere un prete, per noi è tantissimo, per noi è pilastro, è il nostro pilastro Nico. Quello che decide lo mette in pratica, e infatti possiamo vedere, cioè, tu quello che già ha fatto in questa chiesa, era un po' malantata e la sta portando su, la sta portando. E ha aggregato anche tantissimi ragazzi e tantissime persone che si erano un po' allontanate per vari motivi, però comunque lui sta aggregando tantissime persone, quindi oggi veramente è un giorno speciale per lui. Mamma, un augurio a Don Nico. Buon cammino di santità. Sua Eminenza Cardinale Crescenzio Sepe, avete piantato un seme, simbolo di speranza. Un seme è una pianta, speranza di vita, speranza di crescita, speranza di impegno per tutti noi, perché l'ambiente, perché il clima, non solo a ordine spirituale ma anche quello fisico, ambientale, sia espressione del nostro amore per la natura e quindi per Dio. Quanto questa pandemia ha cambiato la fede di noi cristiani? Ma questo il Signore lo sa. Certamente che è stato un grosso scossone, un richiamo forte a tutti a prendere coscienza dei propri limiti e della propria fragilità per poter aprire il cuore poi verso l'alto. Un augurio per un parroco giovane. Ecco, è che con questo entusiasmo, con questa forza, con queste qualità che lui ha, possa realmente far crescere nella fede verso Dio e nell'amore verso i fratelli questa bella nostra comunità parrocchiale. Oggi un'emozione fortissima, Don Domenico Panariello. Troppa, tanta, e io ringrazio il Signore per, insomma, la comunità che mi sta vicino, perché oggi sono diventato parroco, dunque mi sento effettivamente padre e pastore di questa comunità. So che è una responsabilità e spero di consegnare un giorno al Signore una comunità cresciuta nella fede, nella speranza e nella carità. Con un seme piantato, un seme, un futuro e anche un messaggio di pace. Ma il messaggio più bello di pace saranno sicuramente i frutti che l'albero che questa comunità potrà dare nel tempo, ma certamente non grazie a me, grazie al Signore, che poi nonostante le persone, nonostante poi i nostri limiti, perché non siamo perfetti, lascia che crescano maturi i frutti sul suo albero e nella sua chiesa. Don Domenico è cresciuto, è diventato parroco, quali le aspettative per il futuro, per questa bella comunità che è attorno a lei? Ma io diciamo che dopo l'esperienza di oggi ho imparato già da subito che è bene non avere aspettative sul futuro. Quindi mi raccomando voi tutti, non vi fate troppe aspettative, perché poi il Signore fa quello che vuole Lui. E allora io ho imparato questo, ma nella vita l'ho imparato, che bisogna affidarsi al Signore, poi è Lui che agisce nella storia degli uomini e agisce sicuramente poi nella mia storia e nella storia di questa comunità.